Devo portare una guaina dopo l'intervento? L'uso di una protezione sotto forma di un collant particolarmente forte, 140 denari, o di una guaina fatta su misura, è estremamente utile. Io lo considero indispensabile nelle primissime giornate, ovvero sia la prima settimana, i primi 15 giorni, perché chiaramente farà sì che questo tessuto che io ho in qualche modo scollato rimanga adeso, rimanga compresso e quindi si formi una cicatrizzazione e non si formino degli spazi vuoti che potrebbero essere invece riempiti da secrezioni con produzione dei cosiddetti sieromi o nella primissima fase degli ematomi. Il quanto portare questa guaina, bene, dipende dalle aree trattate, se sono state aree importanti come estensione o meno, dipende dalle zone. Un addome si comprime per più tempo rispetto ad esempio alle ginocchia. Normalmente io consiglio ai pazienti di tenerlo fino anche a un mese. Qualcheduno però già dopo 15 giorni può liberarsi del collant o della guaina. Questo è molto relativo. È chiaro che esistono però dei pazienti che trovano beneficio nel portare questa guaina, soprattutto per l'addome, magari per più di un mese. Dipenderà anche se siamo d'estate o d'inverno, perché chiaramente un collant e una guaina sono abbastanza poco traspiranti. Però le indicazioni di questo tipo di presidio post-operatorio vengono date con molta attenzione dal personale. Io ho la fortuna di avere una delle mie collaboratrici estremamente attenta e che segue i pazienti nel post-operatorio, proprio consigliando non solo l'esecuzione di determinati trattamenti con ultrasuoni, con massaggi, l'endermologia, ma anche nel dare dei consigli specifici se in determinati casi la paziente può già liberarsi della guaina o meno. Ovviamente tutto però avviene sotto il mio controllo diretto perché il post-operatorio non è certo importante come l'intra-operatorio, però è estremamente faticoso per la paziente se abbandonata a se stessa.